La prima pagina della Gazzetta dello Sport, mezzo scudetto di fuoco. La Befana dell'Inter tra il mercato e il Verona a San Siro. Sorpasso Juve per Giallo, il Milan si allarga, ecco Terracciano. Napoli, ci sono 60 milioni per te. Così apre il Corriere dello Sport, polizza Champions. Dela, 60 milioni, Dragusin, Samardzic e Soumaré. Juve Rabiot un altro giro e Yıldız per sempre. Inter, il regalo di Lautaro, Inzaghi sfida il Verona. Bologna, 1-1 col Genoa. Vialli, l'eredità di un campione. L'apertura di Tutto Sport, decreto crescita. Allegri moltiplicatore di talenti, nessuno ha il tesoro della Juve. Un anno senza Vialli, ci guida ancora il tuo sorriso. Inter e Inzaghi, alta pressione. Milan, Terracciano, Doig. Il Toro aumenta l'offerta. Serie A. De Silvestri evita il secondo KO al Bologna, e 1-1 col Genoa. La prima gara della 19esima giornata di Serie A, nonché la prima del 2024, è subito carica d'emozioni. Gudmundsson fa nuovamente sognare il Genoa, che si porta in vantaggio con la punizione velenosa dell'ailandese, 20, e contiene alla perfezione uno spento Bologna fino al 95. È De Silvestri a far esplodere il Dallara, piattone vincente e 1-1 nel recupero. Thiago Motta evita il secondo KO consecutivo e sale a 32 punti, chiuderà quinto il girone d'andata. DINIZ verso l'addio alla panchina del Brasile. DORIVAL possibile sostituto. Sembra vicina alla fine l'esperienza di Fernando Diniz come CT del Brasile. Secondo quanto riporta Globo, Ednaldo Rodrigues, presidente della Federcalcio brasiliana, avrebbe comunicato la decisione al numero 1 del Fluminense, club in cui allena Diniz. Il tecnico del San Paolo Dorival Junior, secondo indiscrezioni, è il favorito per guidare la Selecao in Coppa America. Bayern, SI insiste per DIR. Piace a TUCHL. Ai margini del Tottenham, Eric Dier potrebbe presto cambiare aria. A cercarlo con insistenza è il Bayern Monaco secondo quanto riferiscono dalla Baviera. L'inglese è un pallino di Tuchel che ne apprezza la duttilità. Manchester United, Martial fra rinnovo e addio. Arabia Saudita e Feberbas pronte a muoversi. Quale futuro per Anthony Martial? L'attaccante francese è infatti in scadenza con il Manchester United, che non sembra intenzionato a far valere l'opzione per il rinnovo automatico, ed è dunque libero di parlare con club stranieri e di accordarsi con essi, anche se la firma potrà arrivare solo da febbraio in poi, in vista dell'estate. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il classe 95 sarebbe finito nel mirino del Fenerbahçe in Turchia e dei soliti club dell'Arabia Saudita e prenderà in considerazione le offerte che arriveranno in questi giorni, anche se l'addio ai Red Devils non è affatto scontato. Girona. Nico González possibile innesto a centrocampo. Barcellona spettatore interessato. Il Girone in questa finestra di mercato starebbe lavorando per riportare in Spagna il centrocampista Nico González, che sta faticando a trovare spazio al Porto. Il giocatore era arrivato in Portogallo la scorsa estate per 8,5 milioni di euro dal Barcellona, ma finora ha collezionato appena 500 minuti spalmati in 14 presenze nelle varie competizioni. Per questo il classe 2002 vorrebbe tornare in Spagna con la squadra di Michel, capolista della Liga con il Real Madrid, pronta a riabbracciarlo come riporta Cadena Ser. Rennes, Mandanda ha convinto tutti. Il club gli proporrà un rinnovo annuale. Il futuro del portiere Steva Mandanda sarà ancora al Rennes,
prossimo avversario del Milan in Europa League. L'esperto calciatore infatti si incontrerà nelle prossime settimane con la dirigenza del club per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione, anche se non sembrano esserci dubbi sulle intenzioni delle parti in causa. Borussia Dortmund, ci siamo per il ritorno di Sancho, trovato l'accordo con lo United. Il Borussia Dortmund si sta allenando in questi giorni a Marbella per preparare la ripresa del campionato. La speranza del club tedesco era quella di vedere il giocatore già in Spagna per le visite mediche e la firma. La volontà delle parti è che l'affare vada a buon fine, considerando che Sancho è ormai un separato in casa da diversi mesi al Manchester United. La sua ultima presenza risale a fine agosto, in una partita valida per la terza giornata di Premier League contro il Nottingham Forest. A settembre sono emersi gli screzi con il tecnico Erik ten Hag che hanno portato a una frattura mai sanata, con il calciatore che si è rifiutato di chiedere scusa. Arsenal, Arteta, è possibile che a gennaio non faremo operazioni di mercato. Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha dato aggiornamenti di mercato sui Gunners per gennaio. Siamo aperti al mercato, ma il punto focale è trarre il meglio dai giocatori che abbiamo. Lavoreremo col club per vedere se ci saranno delle opportunità e poi valutare le nostre opzioni. È anche possibile che non faremo operazioni a gennaio. Il Getafe vince il ricorso su Greenwood. Non ha detto vaffan asterisco all'arbitro. Una decisione che ha mandato su tutte le furie non solo il giocatore ma anche il club, già irritato dalla condotta arbitrale in generale. Prima di Greenwood infatti era già stato espulso la Tasa e il Getafe ha poi perso l'incontro per 0-2. Nei giorni scorsi il giocatore degli Azulons, Julio Iglesias, ha dichiarato: "Mostratemi un video nel quale si vede che, Greenwood, dice fuck you e lo invito a mangiare un plateau di frutti di mare." Il comitato di competizione della Federcalcio Spagnola, RFEF, dopo aver visionato i video ha convenuto che Greenwood non ha pronunciato la frase incriminata e pertanto ha assolto il giocatore, cancellando il cartellino rosso e la conseguente squalifica. Guardiola e il futuro di Phillips. Il club non mi ha informato. Quel che sarà, sarà. Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa, a due giorni dalla sfida contro L. Huddersfield, valida per il terzo turno di FA Cup. Incalzato anche sulle questioni di mercato, il tecnico del Manchester City si è però rifiutato di dare aggiornamenti sulla posizione di Calvin Phillips, giocatore già da tempo in uscita. Il centrocampista ha diversi estimatori, la Juventus è fra le squadre che da tempo lo segue anche se la pista inglese sembra quella più concreta, col Newcastle in pole position. Anche il Paris Saint-Germain ha palesato interesse, avendo necessità di rinforzare il centrocampo. Joaquin diventa torero. L'esordio è previsto ad agosto nella sua città natale. Joaquin non ha mai nascosto la sua passione per la corrida e potrebbe destreggiarsi per la prima volta come torero a El Puerto de Santa Maria, in un festival amatoriale. Come riporta ABC Sevillas, l'ex esterno di Betis e Fiorentina, ritiratosi al termine della passata stagione, pensa di essere pronto per questo evento che si svolgerà nella sua città natale, alla periferia di Cadice. L'Arché attacca Benzema, ha scelto un pessimo modo per ritirarsi, un campionato artificiale. La sua partenza da Madrid ha fatto discutere e non solo per la destinazione che ha scelto. Karim Benzema è passato in pochi mesi dal competere ai massimi livelli alle pessime prestazioni in Arabia Saudita, in quello che è sicuramente un campionato meno impegnativo di quello spagnolo e dove Cristiano Ronaldo sta ottenendo numeri da capogiro.
In 20 partite l'attaccante francese ha segnato 12 gol e fornito 5 assist, mentre la sua squadra è al sesto posto in classifica e sta disputando una stagione anonima dopo aver vinto l'ultimo titolo nazionale. Come se non bastasse, si è parlato tanto della fuga del giocatore prima dell'ultima partita del 2023, ma il club ha subito specificato che si trattava di un permesso concordato con l'allenatore Marcelo Gallardo.